Abbiamo visto nel video precedente come, utilizzando il Trimble Business Center, sia molto semplice lineare esportare i dati per tracciare in cantiere utilizzando il Trimble Siteworks oppure anche il Trimble SCS 900, che è un po' la mamma del Siteworks, però conserva la medesima struttura dei dati. Approfondiamo un attimino il discorso della struttura dei dati, perché sfruttandola al meglio ci accorgeremo come ci aiuta poi in futuro a gestire e organizzare i dati di cantiere. Allora, noi abbiamo una cartella principale che è la cartella Trimble SCS 900 Data. Questa cartella all'interno avrà tutte le varie cartelle dei miei cantieri. Io qua in maniera molto semplice li ho chiamati cantiere 1, cantiere 2, cantiere N. Chiaramente voi utenti li chiamerete con il luogo dove si svolgerà l'opera, col nome del committente piuttosto che col nome dell'opera stessa. Nelle cartelle di cantiere sarà indispensabile avere il file CSV dei caposaldi, i file di CECA di calibrazione solo se si utilizza il GPS, e per di più questi file vengono generati in automatico dal software nel momento in cui eseguo la calibrazione GPS, e poi potranno contenere dei DXF opzionali, che contengono o le linee chiamate mappa di cantiere di sfondo, che vedrò a prescindere dal progetto che poi andrò a utilizzare, oppure dei poligoni delle zone da evitare, cioè aree a cui non mi posso avvicinare, per esempio per un discorso di sicurezza. All'interno del mio cantiere potrò avere una o più cartelle di progetto o disegno. Utilizzo una doppia nomenclatura perché questo può cambiare indipendentemente dal software o dalla versione del software. Cosa sono i miei progetti o i miei disegni? Sono i diversi elementi del cantiere che io dovrò andare a tracciare. È chiaro che io posso avere anche un'unica cartella con dentro tutti gli elementi, però il Siteworks mi permette di suddividere, esattamente come l'AutoCAD permette di fare la stessa cosa con i layer, il mio cantiere nelle diverse opere. L'abbiamo visto nel video precedente, io posso creare il mio progetto o disegno strada, vasca o piazzale, posso fare servizi, illuminazione. Mi permette di gestire in maniera separata i vari elementi, anche perché in cantiere non mi ritroverò con un 22 pollici, non mi ritroverò con una temperatura costante di 20 gradi, ma dovrò avere davanti solo le informazioni necessarie strettamente al lavoro che dovrò andare a fare. Avere un'unica cartella con dentro tutti gli elementi non mi rende semplice questa operazione. Dentro la cartella di progetto, la maggior parte delle volte io mi ritroverò questi tre file, o uno di questi tre file, o due di questi tre file, che sono in CSV, che sono dei file di Excel, dei punti di tracciamento, il DXF delle linee o il TTM delle superfici. Abbiamo visto come è possibile anche esportare il file VCL che contiene tutti gli elementi selezionati, però ecco, il file VCL viene letto solo dal software Siteworks della versione 1.20 in poi. Possiamo anche avere un progetto con un file Pro con tutti i parametri di un corridoio stradale. Questo file viene gestito solo da SCS 900 e Siteworks dotati di modulo opzionale ROD. Oltre ai progetti ci saranno gli ordini di lavoro. Gli ordini di lavoro sono effettivamente quello che andrò ad eseguire in cantiere. Per esempio il tracciamento. Dunque, nel momento in cui creo l'ordine di lavoro col Business Center, l'abbiamo visto prima, li andiamo ad associare un progetto, l'ordine di lavoro 2 al progetto 2, l'ordine di lavoro 3 al progetto 3. Un ordine di lavoro può anche non essere associato a nessun progetto. Questa è una cosa che generalmente succede quando si fanno dei rilievi. Nei video successivi andremo ad approfondire questi aspetti per renderli anche un po' più chiari. Facendo un esempio, l'abbiamo visto prima, posso avere tre progetti, strada, piazzale e vasca, vale a dire gli elementi del mio cantiere, e tre ordini di lavoro, cioè cosa andrò a fare: il tracciamento della strada, il tracciamento del piazzale, il tracciamento della vasca, e li andrò a legare ai relativi progetti. Che cosa ci saranno all'interno dei miei ordini di lavoro?
ci sarà un file che contiene i risultati dell'ordine di lavoro. Nel caso di un rilievo, in maniera molto semplice, avrò i miei dati, i miei punti rilevati o le mie linee rilevate in DXF, in CSV o nel formato che voglio poi esportare. Nel caso del tracciamento ci sarà un report con la qualità del mio tracciamento, vale a dire le coordinate dei punti tracciati o delle linee tracciati e l'effettiva posizione dello strumento nel momento in cui li ho tracciati e la relativa differenza. La precisione del GPS in quel momento, l'ora a cui ho picchiettato un punto piuttosto che una linea, l'operatore che ha eseguito l'operazione. In questo caso ci sono anche degli esempi di nomi di ordini di lavoro riferiti alle operazioni di tracciamento. Io gli ordini di lavoro posso dare il nome che voglio. Noi consigliamo di utilizzare questa tipologia di nomi perché vi aiuta poi in cantiere a identificare l'operazione. Allo stesso modo, qua vi indichiamo anche degli esempi di nomi di ordine di lavoro riferiti a rilievi, a cui di solito non vengono associati dei progetti. I rilievi li posso chiamare rilievo con la relativa data, SAL o SDF, stato di fatto. Questa struttura come si traduce? Abbiamo visto che sembra complessa, ma è molto semplice crearla con il Business Center. E che cosa fa il Business Center? Sul nostro computer, nella cartella Trimble SCS 900 Data, avrò tutti i miei cantieri, ho il file CSV dei caposaldi, ho i miei progetti con all'interno il file dei punti, il file delle linee e il file della superficie. Posso avere anche progetti con file VCL o file Pro. E nel momento in cui apro la mia app Siteworks, la prima cosa che mi chiede il software è di indicargli in che cantiere sto lavorando e qual è l'ordine di lavoro. In automatico mi andrà ad aprire il progetto a cui è stato associato nel momento in cui ho creato l'ordine di lavoro con il Trimble Business Center. Aprendo l'ordine di lavoro tracciamento piazzale, mi comparirà sulla mappa solo ed esclusivamente il mio piazzale. Stessa cosa se vado ad aprire il lavoro tracciamento vasca. In automatico il progetto è diventato vasca. Vedete che ha sia in planimetria che nella vista 3D mi compare la vasca. Stessa cosa per il rilevato stradale. Ecco che non vedrò più il mio piazzale, non vedrò più la mia vasca, ma avrò solo il rilevato stradale. Ecco, questo è per farvi capire il perché del suddividere in diversi progetti il mio cantiere, perché così quando andrò sul posto andrò a lavorare solo ed esclusivamente con i dati riferiti all'operazione che voglio svolgere in quel momento.